Dunque, noi siamo andati a guardare quello che è nelle prossime 3 settimane il numero di vaccinati AstraZeneca che hanno la necessità del richiamo, e avendo la necessità del richiamo, se sono sotto i 60 anni devono appunto cambiare vaccino, perché la Toscana, ho visto altre regioni tengano politiche diverse, la Toscana si attiene a quella che è l'impostazione del governo, confermata dal Ministro Speranza, dal Commissario Figliolo e del CTS, Comitati Tecnico-Scientifici. Non abbiamo la presunzione di pensare che la scienza in Toscana possa costruire politiche diverse. Per noi il riferimento è il CTS, il Comitato Tecnico-Scientifico, che a livello nazionale sta dando indicazioni avendone l'autorevolezza. Quindi noi rinnoveremo AstraZeneca per le persone sopra i 60 anni, come dice il CTS, mentre invece la seconda dose di vaccino la daremo con Pfizer o Moderna sotto i 60 anni. Le persone in questa settimana chiamate a un rinnovo AstraZeneca sono 3.500, nella prossima settimana 4.500, nella settimana successiva sono 2.800. Quindi un numero che è di circa 10.000 persone nelle prossime 3 settimane, noi siamo in grado di gestirlo con Pfizer, senza avere particolari contraccolpi. Certo, sarebbero state 10.000 dosi che avremmo inoculato sui ventenni, trentenni, quarantenni, e quindi rallentano un po' il ritmo della campagna vaccinale, però onestamente è qualcosa di gestibile e quindi non ho soverchie preoccupazioni. Continuano a essere anche in prima dose con AstraZeneca o Johnson & Johnson, come io per primo ho voluto dare l'esempio vaccinandomi sabato, proprio perché sopra i 60 anni il CTS ci dice che Johnson & Johnson e AstraZeneca hanno le caratteristiche per poter essere inoculati senza problemi. Io ritengo che diminuirà un po' il livello di vaccinazione quotidiana, ma a questo punto noi possiamo, con i Pfizer che ci arrivano, i Moderna che ci arrivano, pensare a quella percentuale che ci porta a 27-28 mila fino a 30 mila vaccinazioni quotidiane. Però facendo i calcoli di quello che da qui al 30 di settembre sono un ritmo che appunto varia fra 27 e 30 mila vaccinazioni quotidiane, noi raggiungiamo l'immunità di gregge. Il sistema che abbiamo immesso, che è stata una bella novità, quello delle modifiche in corso d'opera nella individuazione del giorno che, stando nella banda dei 42 giorni di Pfizer, può invece che al 42esimo giorno fatto al 35esimo giorno, ci rende ottimisti sul fatto di poter garantire questa elasticità. Lo faremo nel corso del tempo, per ora andiamo avanti così come abbiamo fatto, perché l'organizzazione, non dico è perfetta, ma quasi. Voglio aspettare un po', perché vedo ancora troppe opinioni diverse nella comunità scientifica. Intendiamoci, il CTS ha dato il via libera, e quindi con un obiettivo, quello di avere i ragazzi da 12 a 15 anni vaccinati per l'inizio della scuola, perché quello è il momento in cui entrano in contatto e possono diventare propagatori di contagio, e quindi noi lo faremo. Ma lo faremo man mano che ci si avvicina alla scuola. Per intendersi, con le prenotazioni pensiamo di farglielo fare dal 16 d'agosto a metà di settembre. Sono 74.000, quindi 74.000 vaccini nell'arco di 3-4 settimane è assolutamente plausibile la vaccinazione, e le prenotazioni potranno iniziare all'inizio di luglio. Perché questa mia cautela che mi porta nelle prossime 3 settimane a continuare, e ne abbiamo tanti da vaccinare da 16 anni in più? Perché, ripeto, ho visto anche delle opinioni difformi, quindi per evitare quello che abbiamo vissuto con AstraZeneca, prima parti negli under 50, poi vanno bene per gli over 50, poi va bene la raccomandazione, ma poi si frena sulla raccomandazione e si ritorna agli over 60, preferisco che si stabilizzi il clima delle opinioni su il fatto che i vaccini RNA possano essere utilizzati per bambini o ragazzi in età adolescenziale. Sono una quindicina di giorni, 3 settimane, in cui vediamo ben più ponderare l'opinione della comunità scientifica.